Cari amici YouTube, ben ritrovati per questo nuovo video documentario su X-Bioscience. Questa volta si parla di giganti. I giganti del mito, i giganti delle leggende, sono davvero esistiti. E da un punto di vista biologico, quanto sono plausibili? È stata una ricerca non facile, a causa di tutte le informazioni frammentarie, poco verificabili, spesso mescolate con notizie fake o con bufale di diversa natura. Ma sarete voi stessi a giudicare. Buona visione. Il gigantismo in natura. Quando si parla di giganti nel mondo animale, ci si riferisce a creature che superano la tonnellata di peso. Gli attuali giganti terrestri sono gli elefanti, i rinoceronti, gli ippopotami e le giraffe, e in mare ovviamente le balenottere azzurre. Tuttavia, questi animali rappresentano solo una piccola percentuale di giganti che sono esistiti nel passato. Addirittura, nel periodo giurassico, il gigantismo era una caratteristica molto comune degli animali terrestri. Durante il periodo giurassico e cretaceo, i giganti che dominavano il pianeta erano ovviamente i dinosauri, ma anche quando questi ultimi si estinsero, circa 65 milioni di anni fa, il gigantismo non scomparve, ma si sviluppò in alcuni mammiferi esclusivamente erbivori, come i mammut giganti ed alcuni tipi di rinoceronti privi di corna, conosciuti come Indricoterium. Per quale motivo la natura ha esplorato diverse volte il gigantismo animale? In epoche diverse ed in animali differenti? Le ragioni sono molteplici. Più un animale è grande, più risulta essere quasi immune agli attacchi dei predatori. D'altra parte, animali giganteschi sono anche in grado di uccidere più facilmente le prede, o, nel caso degli erbivori, raggiungere il fogliame più alto, difficilmente accessibile agli altri animali. Un'altra ragione è sicuramente meno ovvia: il risparmio energetico. Il costo metabolico della locomozione diminuisce all'aumentare delle dimensioni dell'animale. In altre parole, è molto più economico per un elefante di 5 tonnellate percorrere un miglio rispetto a una banda di gazzelle di un totale di 5 tonnellate. Questo è dovuto al fatto che il tasso metabolico diminuisce all'aumentare delle dimensioni. Inoltre, questo influenza in qualche modo un aumento della massa corporea, tale da fungere da isolante termico. Infatti, i grandi animali subiscono meno gli effetti delle temperature estreme. Ovviamente, essere dei giganti ha anche degli svantaggi. Vivono in popolazioni poco numerose e non riescono a fare molte delle cose che invece fanno i piccoli animali, come scavare sottoterra, arrampicarsi sugli alberi, volare. Per queste ragioni, in caso di un cambiamento ecologico drammatico e repentino, è più facile che si estinguano specie di animali giganti, poiché sono pochi, non possono nascondersi e solo lentamente possono fuggire, rispetto invece a specie di animali di piccole dimensioni. Ma cosa possiamo dire del gigantismo nei primati? Il gigantopiteco è un genere estinto di primate che visse tra i 9 e il milione di anni fa e che presumibilmente è coesistito con Homo erectus. Si tratta del genere di scimmie più grandi mai apparse sulla Terra, ed il Gigantopithecus blechi doveva essere alto almeno 3 metri e pesare poco meno di mezza tonnellata. Quindi non esattamente ciò che viene definito gigante nel mondo animale, ma sicuramente un primate dalle dimensioni non ordinarie. Il suo aspetto non doveva essere molto diverso da quello di un attuale orango. Diversi criptozoologi hanno ipotizzato che le leggende sui Yeti e sul Bigfoot siano nati in seguito ad avvistamenti di specie ancora esistenti ma sconosciute di Gigantopithecus. Il mito dei giganti. La parola gigante proviene dal greco antico. I gigantes, secondo la mitologia greca, erano i figli della dea Gea e del dio Urano che mossero guerra contro gli dei. I giganti della mitologia greca erano individui piuttosto alti. Erodoto descrive come gli Spartani scoprirono a Tegea il corpo di Oreste, che era lungo 7 cubiti, circa 3 metri e 30. Mentre Aiace Telamonio,
pronipote del dio Zeus e cugino di Achille, si diceva che fosse alto quasi 14 piedi, cioè 4 metri e 30. Oltre che nei miti greci, uomini o creature umanoidi dalle dimensioni straordinarie sono ripetutamente citati nelle leggende provenienti da culture ed epoche diverse. Nell'induismo i giganti sono chiamati Daitya, erano i figli della dea della terra Diti e del saggio Kashyapa, e combatterono contro gli dei, o Deva, per via della loro gelosia. I giganti sono all'origine di molti dei vari mostri della mitologia norrena, ma gli stessi dei nordici in molti casi si sposavano proprio con i giganti. La mitologia norrena ci racconta anche che l'intero mondo degli uomini fu creato dalla carne di Ymir, un gigante di proporzioni cosmiche. Nella mitologia bulgara, i giganti, chiamati Ispolini, abitavano la terra prima dei moderni esseri umani. Vivevano in montagna, si nutrivano di carne cruda e spesso combattevano contro i draghi. Molte leggende dei territori baschi in Spagna raccontano di come i giganti siano stati responsabili della creazione di molte strutture megalitiche come i dolmen. Anzi, generalizzando, si potrebbe dire che il folklore di tutta Europa, ma anche di buona parte del mondo, riteneva che i giganti avessero costruito grandi mura ed altri giganteschi monumenti di pietra, le cui reali origini storiche sono poco chiare o ancora avvolte da un'aura di mistero. I racconti dei combattimenti con i giganti celtici erano molto comuni nel folklore di Galles, Scozia, Irlanda ed Inghilterra. I giganti figurano anche in molte fiabe, come Jack il fagiolo magico. Inoltre, gli orchi ed i troll, creature umanoidi il più delle volte di statura gigantesca, sono citati numerose volte nei racconti e nelle fiabe europee. Il Vecchio Testamento si sofferma innumerevoli volte a parlare dei giganti, come un gruppo o una etnia ben definita. Erano indicati come Nephilim, o più spesso come Anakiti o figli di Anak, o altre volte come Rephaim o Emim. In Genesi 6:1, in quel tempo c'erano sulla terra i giganti. E ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini, ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti, che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Numeri 13:25. Parla Caleb. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette, e tali sembravamo a loro. Deuteronomio 1:28. I nostri fratelli ci hanno fatto perdere il coraggio, dicendo: quella gente è più grande e più alta di noi. Vi sono grandi città fortificate fino al cielo e vi abbiamo visto persino degli Anakiti. Deuteronomio 9:1. Ascolta Israele, oggi tu stai per passare il Giordano, per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, di un popolo grande ed alto di statura, dei figli degli Anakiti che tu conosci e dei quali hai sentito dire: chi mai può resistere ai figli di Anak? Deuteronomio 2:9. Il Signore mi disse: non attaccare Moab e non muovergli guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel tuo paese, poiché ho dato Ar ai figli di Lot come loro proprietà. Prima vi abitavano gli Emim, popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anakiti. Erano anch'essi considerati come Rephaim, al pari degli Anakiti. Ma i Moabiti li chiamavano Emim. Il gigante più famoso della Bibbia è stato naturalmente Golia, il soldato filisteo che venne sconfitto da Davide, il futuro re giudeo. Golia era alto 6 cubiti e una spanna, cioè oltre i 2,75 m. Oltre ai miti già citati, storie e leggende di un'antica stirpe di esseri umanoidi dalla statura straordinaria le ritroviamo nel folklore di quasi tutte le culture umane, in ogni angolo del pianeta. Questi giganti sono spesso ricordati
come molto più antichi degli esseri umani ed in molti casi come portatori di cultura e civilizzazione. Queste considerazioni di stampo demologico suggeriscono fortemente che una buona parte delle più antiche culture umane, apparentemente non collegate tra loro, condividono il ricordo ancestrale di uomini giganteschi e temibili che spesso erano in conflitto con gli dei, così come con gli uomini. Si tratta davvero di ricordi deformati, ingigantiti e mitizzati di grandi personalità del passato o formidabili guerrieri che venivano resi ancora più magnificenti, aumentandone le dimensioni? O più semplicemente siamo di fronte alle memorie di eventi reali avvenuti in epoche remote? In altre parole, è plausibile che il nostro pianeta sia stato abitato da una specie di umanoidi del genere Homo dalle dimensioni eccezionali? Quindi, i giganti sono davvero esistiti? Giganti antichi e moderni. Negli esseri umani moderni, il gigantismo è una rara condizione patologica, scaturita da una ipersecrezione dell'ormone somatotropo durante l'età dello sviluppo, prima della pubertà. Nella maggior parte dei casi è dovuta alla formazione di tumori benigni, adenomi, a livello dell'ipofisi, la ghiandola responsabile della produzione di quest'ormone. Gli individui affetti da gigantismo presentano un'altezza sensibilmente superiore alla media, che in casi estremi può superare i 2,70 m. La spropositata crescita in altezza si arresta tipicamente intorno al 18°-20° anno di età, a causa dell'aumento degli ormoni sessuali, che catalizzano la saldatura delle placche epifisarie, cioè quelle regioni delle ossa che permettono l'accrescimento durante lo sviluppo. La caratteristica principale del gigantismo è il mantenimento delle proporzioni corporee. In questo caso si parla di macrosomia. Tuttavia, quando invece l'ipersecrezione dell'ormone somatotropo avviene dopo la pubertà, le proporzioni corporee non sono più rispettate. In questo caso il gigantismo prende il nome di acromegalia, cioè crescita delle estremità, che oltre a causare un aumento non proporzionale della statura, porta anche ad una progressiva deformazione del volto, delle mani e dei piedi. I giganti presentano infatti numerosi problemi di salute che interessano il sistema cardiocircolatorio e scheletrico. Infatti, un corpo molto grande e pesante pone costantemente sotto sforzo il cuore, che deve pompare con forza per far circolare correttamente il sangue nei distretti periferici. Anche le ossa e le articolazioni sono sottoposti a sollecitazioni anomale, che possono determinare dolore ed infiammazione. Inoltre, possono anche presentarsi neuropatie, cefalee e disturbi visivi. E a quanto pare sono stati anche documentati casi di sterilità in varie forme. Alcuni giganti moderni sono stati degli atleti che hanno esercitato tipicamente nel mondo della lotta, valorizzando proprio la loro impressionante mole. A onor del vero, anche questi giganti sportivi finivano con l'ammalarsi proprio di uno di quei disturbi precedentemente citati, e comunque non avevano quasi mai delle vite longeve. A questo punto è naturale chiedersi se i giganti del mito si possono far risalire ad individui affetti da condizioni patologiche come la macrosomia o l'acromegalia. La risposta non è né semplice né scontata. La prima considerazione da fare è che i giganti delle leggende vengono descritti come temibili guerrieri o come mostri dalla forza prodigiosa. I malati di gigantismo sono, nella maggior parte dei casi, creature imponenti, ma con non pochi problemi di salute a carico dell'apparato scheletrico e cardiocircolatorio, quindi non esattamente quei formidabili combattenti che ci sono stati tramandati nelle antiche epopee. È dunque possibile immaginare che i giganti dei miti rappresentino uno sbiadito ricordo di un'ormai scomparsa specie di ominidi affini all'uomo? Per tentare di rispondere a questa domanda bisogna cercare di capire se esistono delle tracce fossili di qualche tipo che possano suggerire l'esistenza di un'antica specie di ominidi giganti. Bisogna premettere che la paleoantropologia non si è mai dimostrata particolarmente aperta nei confronti dell'idea di una razza estinta di giganti.
A queste posizioni di rigidità intellettuale hanno certamente contribuito le leggende metropolitane, le storie di complottismo e le innumerevoli foto false che impazzano nel web. Nell'ultimo secolo sono stati recuperati alcuni resti umani o sono stati scoperti siti archeologici che sembrerebbero suggerire l'esistenza di una razza scomparsa di individui dalle dimensioni fuori dal comune. Purtroppo, per motivi non sempre verificabili, questi resti umani sono scomparsi o queste scoperte sono state marchiate come bufale totali o parziali. Di seguito alcune delle scoperte più significative. Partiamo dall'Europa, dove sono stati documentati ritrovamenti abbastanza singolari, soprattutto in Francia ed in Spagna. Sicuramente celebre è il caso del gigante di Castelnau. Nel 1890, il professor Georges Vache de la Pouge, il famoso antropologo francese, documentò ossa di arti umani molto grandi provenienti da un tumulo dell'età del bronzo di Castelnau-l'Élè, vicino all'antico forte romano di Sextantio. La notizia del ritrovamento di questi resti straordinari venne riportata nel 1892 dal New York Times, dopo una rigorosa analisi indipendente da parte di uno stimato patologo della scuola di medicina di Montpellier, il dottor Paul Kiener. Ma è nel giugno del 1890 che comparirà sulla rivista Le Nature lo studio effettuato dal professor de la Pouge proprio sulle ossa ritrovate a Castelnau. Più specificamente, i resti della parte centrale del femore, di forma quasi cilindrica, avevano una circonferenza di 16 cm. In un uomo adulto, alto poco più di 1,70 m, la circonferenza della parte centrale del femore dovrebbe misurare tra gli 8 e i 9 cm. Ciò significa che il femore di Castelnau era all'incirca l'80% più spesso di un femore normale. E se, come sarebbe logico attendersi, il femore di questo presunto gigante fosse proporzionato alla sua circonferenza, la sua lunghezza sarebbe maggiore anche dell'80%, quindi 84 cm. Poiché il femore di un uomo normale rappresenta in genere il 27% della sua statura, il fantomatico gigante di Castelnau sarebbe stato alto più di 3 metri ed anche le analisi sugli altri frammenti ossei ritrovati convergono verso le stesse conclusioni. Sicuramente degno di nota il fatto che in Francia altri ritrovamenti simili, risalenti al Neolitico o al Paleolitico, si siano ripetuti, come ad esempio i teschi ritrovati a Montpellier o a Menton. Nell'agosto del 2008, Channel One, una compagnia radiotelevisiva russa, ha tenuto un lungo reportage che mostra come un team di ricercatori abbia ritrovato ossa di giganti risalenti a 25.000 anni fa in Borjomi, in Georgia, tra le montagne della gola del Borjomi. La persona che nel programma televisivo mostra le ossa ed afferma che appartengono ad un gigante è il famoso paleontologo Abesalom Vekwa, uno dei massimi esperti sui resti dell'Homo Georgicus. Secondo lo scienziato, l'altezza di questi ominidi potrebbe essere stata dai 2,5 metri ai 3 metri, dimensioni che secondo il dottor Vekwa possono essere desunte dall'osso lombare, che differisce dalle ossa dell'uomo moderno per dimensioni e spessore. Presumibilmente questi individui hanno vissuto e si sono evoluti in una condizione isolata rispetto al resto della civiltà, risultando conseguentemente particolarmente differenti nelle dimensioni. Questa scoperta risulta particolarmente intrigante, anche alla luce del fatto che il folklore locale riporta leggende di giganti negli alti piani della gola del Borjomi. Pastori e cacciatori locali sostengono che i loro antenati parlassero di esseri giganteschi, che molto tempo prima dimoravano tra quelle montagne. Purtroppo, i contenuti del programma televisivo non sono stati accompagnati da alcun report scientifico. Nel 2014 il dottor Vekwa è passato purtroppo a miglior vita e a quanto pare i resti mostrati in TV non si trovano più. È certamente un aspetto interessante che sempre nella zona orientale dell'Europa siano stati ritrovati i resti di individui che superavano i 2 metri, come ad esempio il gigante guerriero trovato tra i tumuli Kurgan in Kazakistan o la principessa guerriera di 2,20 metri risalente all'età del bronzo attualmente conservata al Museo di Storia ed Etnografia di Ganja, in Azerbaijan, o ancora i resti di individui giganti trovati nella regione di Kuban, nel sud della Russia,
nel villaggio di Novopokrovskij, risalenti a circa 4.000 anni fa, oppure lo scheletro umano di più di 2 metri trovato in prossimità del fiume Don in Russia, risalente a 3.000 anni fa, o lo scheletro alto 2,20 m, vecchio di 5.000 anni, diseppellito in Vaporizia, in Ucraina. O ancora gli scheletri giganti trovati nei monti Urali negli anni 20 del secolo scorso. A quanto pare, in queste zone dell'Eurasia sono stati trovati diversi resti molto antichi o risalenti al Medioevo di individui dalle dimensioni sorprendenti. Questa osservazione, tra l'altro, si incastrerebbe molto bene con la credenza che gli sciiti, popolo nomade che ha dominato dal XIX secolo a.C. al IV secolo d.C. la steppa eurasiatica, fossero un popolo di giganti caucasici. Ma facciamo un lungo volo verso est. In un tumulo dell'isola di Scemia, facente parte delle isole Aleutine in Alaska, è stato diseppellito negli anni 30 un cimitero ricco di ossa anomale. Tra queste spiccava un cranio che misurava dai 22 ai 24 pollici, dalla base alla corona. Poiché un cranio adulto misura normalmente circa 8 pollici dal retro al fronte, un cranio così grande suggerirebbe una dimensione complessiva decisamente imponente per un essere umano a cui erano appartenuti quei resti. Inoltre, il teschio sembrava essere stato sottoposto alla pratica di appiattimento del cranio, molto comune tra le popolazioni precolombiane. Sembrerebbe che lo Smithsonian Institution prelevò i resti e dopodiché non si seppe più nulla. È interessante sottolineare che Scemia non sia stata l'unica isola nella quale si sono verificate scoperte di scheletri giganti. In varie altre isole delle Aleutine sono state trovate ossa enormi da diverse personalità militari e scientifiche tra il 1930 e il 1940. Tra queste spicca la scoperta del dottor Hardlicka, curatore di antropologia fisica dello Smithsonian, che per anni ha collezionato stranezze nelle isole Aleutine e le ha immagazzinate allo Smithsonian. Secondo un breve report pubblicato su Nature nel 1936, il dottor Hardlicka avrebbe scoperto il secondo cranio più grande mai rinvenuto in termini di volume. Era grande non meno di 2000 cm cubici. Sull'isola di Catalina, facente parte del complesso delle isole Shannon a largo della California, l'archeologo dilettante Ralph Glidden, tra il 1919 e il 1928, ha individuato più di 800 siti di sepoltura ed, oltre a trovare migliaia di reperti, ha anche portato alla luce quasi 4.000 scheletri umani. Sulla base dei suoi ritrovamenti, Glidden sosteneva che sull'isola di Catalina e nelle isole adiacenti un tempo vivesse un'antica razza di indiani molto alti e dei capelli biondi. La maggior parte di tutti gli adulti maschi era alta circa 7 piedi. E lo scheletro più grande trovato era alto 9 piedi e 2 pollici, cioè 2 metri ed 80. Resti di ossa umane di grandi dimensioni sono stati trovati anche in altre isole limitrofe, come l'isola di San Nicola e l'isola di Santa Rosa. Purtroppo, anche in questo caso, nonostante i resti siano stati inviati ad alcuni dei musei locali, non c'è più traccia di questi scheletri giganti. Forse anche come conseguenza dell'American Graves Protection and Repatriation Act del 1990, che prevede la restituzione alle popolazioni native americane di resti umani e oggetti culturali ottenuti da siti preistorici o storici. Durante l'esplorazione dei tumuli nordamericani e di altri siti nel XIX e all'inizio del XX secolo sono state recuperate centinaia di ossa, tra cui resti di giganti umani, per lo più alti dai 2 metri ai 2,70 m, ma a volte alti fino a 3,70 m. L'opinione ufficiale è che fossero solo casi isolati di gigantismo tra gli indiani, ma alcuni scheletri sembrano appartenere ad un'etnia differente da quella dei nativi americani. Ed è interessante che molte tribù indiane abbiano nel loro folklore tradizionale storie di giganti che un tempo occupavano la terra. Sembrerebbe, e qui entriamo nell'ambito delle affermazioni poco verificabili, che gli scienziati dello Smithsonian siano stati coinvolti in alcune di queste curiose scoperte. Molte delle ossa, infatti, furono spedite proprio allo Smithsonian Museum.
e non furono mai più riviste. Solo una piccola parte di oltre 1 milione di resti dei tumuli indiani sono oggi visibili al pubblico, ma tra questi non vi sono resti di giganti. Inoltre, oggi non è più permesso mostrare nei musei le ossa dei nativi per via dell'American Graves Protection and Repatriation Act, prima citato. Secondo un articolo di The World del 7 ottobre 1895, un gruppo di ricercatori trovò i resti mummificati di un uomo molto alto in una grotta vicino a San Diego, in California. Sopra la sua testa c'erano i resti di un cappuccio di cuoio. Secondo l'esperto antropologo che ispezionò inizialmente quei resti, il corpo mummificato era alto 2,50 m e l'altezza dell'uomo dal vivo venne stimata essere 2,70 m, presumibilmente vissuto 250 anni prima. Non molto tempo dopo, il gigante di San Diego apparve nel circuito degli spettacoli ed esibito in piedi in una scatola rettangolare lunga 10 piedi per enfatizzare le sue dimensioni imponenti. Questa sensazionale scoperta attirò l'interesse dei musei di tutto il mondo, incluso lo Smithsonian. Il proprietario della mummia, alla fine, acconsentì a venderla al celebre museo, ma l'acquisto fu subordinato ad un esame accurato da parte di anatomisti ed antropologi per verificarne l'autenticità. Così, qualche anno dopo, il professor McGee, un etnologo ed antropologo che diresse il Bureau of American Ethnology, e il professor Lucas, che lavorava allo Smithsonian ed era considerato uno dei migliori anatomisti comparativi della sua era, scoprirono che il gigante di San Diego era un assemblato artificiale creato utilizzando reali ossa umane. Le ossa erano state ripulite usando il solfato di ammoniaca e poi rimontate. Successivamente, catrame e resina furono applicati su alcune bende per creare della pelle finta, mentre i capelli del gigante erano composti di fibre di juta. Lo Smithsonian bollò i resti come frode e da quel momento il gigante di San Diego scomparve per sempre dallo scenario pubblico. Nel 1992 un sacerdote cattolico di nome Carlos Vaca apre al pubblico il suo armadio pieno di ossa raccolte in Ecuador negli anni 60 in un sito sconosciuto. Frammenti di teschio, di una tibia e di un molare, le cui dimensioni spropositate suggerirebbero appartenere a giganti di 7 metri di altezza che abitavano migliaia di anni fa l'Ecuador ed altre parti del Sud America. Sembrerebbe che alcuni di questi resti siano stati inviati allo Smithsonian, ma la notizia non appare certa. Dopo la morte del sacerdote, questi straordinari resti sono scomparsi. Ma oggi è possibile ammirare al Mystery Park di Interlaken in Svizzera la ricostruzione dell'ipotetico gigante ecuadorense progettata basandosi sui resti trovati da Padre Vaca. L'ipotesi Meganthropus e Denisovan. Risale a circa 60 anni fa la teoria del gigantismo dell'evoluzione umana, proposta dall'antropologo Franz Weidenreich. Secondo questa teoria, oggi dimenticata ed abbandonata, il gigantopiteco di cui si è accennato prima sarebbe un ominide di una linea ancestrale che divenne progressivamente più ridotta, fino ad arrivare all'uomo moderno, passando attraverso una misteriosa ed elusiva specie definita Meganthropus. Ma chi o cos'era il Meganthropus? Meganthropus è il nome che comunemente viene dato a numerosi frammenti di mascella e cranio di grandi dimensioni trovati nel sito di Sanjiran, nell'isola di Java, in Indonesia. La classificazione tassonomica di questi resti rimane ancora piuttosto incerta. Tuttavia, molti antropologi ritengono che siano in qualche modo legati ad Homo erectus come sottospecie o specie affine. Si stima che questi resti risalgono a circa 1 milione, 1 milione e mezzo di anni fa, forse anche più antichi. Il Meganthropus è stato oggetto di numerose affermazioni estreme, nessuna delle quali purtroppo è supportata da recenti articoli scientifici. L'affermazione più comune è che Meganthropus fosse un gigante, alto più di 2,70 m e dal peso di 400 kg circa. In tempi recenti nessun paleontologo si è sbilanciato sull'argomento e si afferma, in generale, che il Meganthropus fosse sostanzialmente più grande di Homo erectus.
Tuttavia, stime precedenti, risalenti agli anni 40 e 50, basate principalmente sul frammento di mascella numero 6 di Saint Girán, hanno portato il professor Weidenreich e molti altri antropologi a concludere che il Meganthropus fosse un gigante evidentemente più grande di qualsiasi Homo erectus. Presumibilmente, affermavano, Meganthropus doveva possedere da 2 a 4 volte la massa corporea di Homo erectus. Oggi non si parla più di Meganthropus e l'idea che questa specie di ominide possa essere alla base del mito dei giganti si è persa tra le pagine del tempo. Invece, di concezione molto più recente, è l'idea che un altro ominide, forse più misterioso del Meganthropus, possa rappresentare l'antenata ancestrale dal quale è nata questa sconosciuta linea evolutiva dei giganti. Stiamo parlando dell'uomo di Denisovan. I Denisovan rappresentano la specie di ominidi di più recente scoperta. Resti di questi ominidi sono stati identificati all'inizio degli anni 2000 in Siberia e poi successivamente in Cina. Datati tra i 70.000 e i 40.000 anni fa, hanno condiviso il pianeta per una buona parte del Paleolitico con la nostra specie e con i Neanderthal. Inoltre, analisi del DNA hanno dimostrato che i Denisovan sono una specie differente rispetto ad Homo sapiens e a Neanderthal, in effetti più strettamente imparentati con questi ultimi, dai quali si separarono presumibilmente 300.000 anni fa. Un altro aspetto interessante è che nella nostra specie si trova una parte del DNA di Denisovan, tra il 4 e il 6%. Ma soltanto nelle moderne popolazioni originarie della Cina, sud-est asiatico ed Oceania. Questo dimostrerebbe che i Denisovan si sono incrociati con Homo sapiens almeno in quelle regioni del mondo. Ma cosa c'entrano i Denisovan con i giganti? Dovete sapere che di questa specie, che tutt'oggi fa parlare di sé sulle più importanti riviste scientifiche, sono stati trovati solo alcuni piccoli frammenti. Una falange, un paio di molari ed una parte di mandibola. In pratica ad oggi non si ha nessuna idea certa dell'aspetto dei Denisovan. E quello che è certo, dai pochi resti trovati, è che questi ominidi possedevano una struttura molto più robusta della nostra. E considerando valido il rapporto diretto e lineare tra dimensione dei denti ed altezza degli individui, dovremmo concludere che i Denisovan fossero molto più alti dei loro cugini Homo sapiens. Bene, volendo fare le considerazioni conclusive, da un punto di vista biologico è assolutamente plausibile l'esistenza di ominidi giganti. Forse Meganthropus lo era. Probabilmente anche Denisovan doveva possedere delle dimensioni ragguardevoli, importanti. Inoltre esistono prove fossili di primati giganti, come ad esempio il Gigantopithecus. E i giganti del mito? E i Nephilim della Bibbia, ad esempio? Bene, esistono resti ossei molto antichi che dimostrano l'esistenza di individui molto molto alti che sono vissuti nel passato, in epoche remote. Erano forse malati di acromegalia o di qualche altra forma patologica di gigantismo? Beh, in questo caso non abbiamo prove né che possano confermare né che possano sconfessare questa ipotesi. Si tratta forse di un'etnia o di una specie distinta e separata da quella di Homo sapiens? Beh, anche in questo caso non esistono prove, anche se personalmente io non mi sentirei di escludere a priori questa ipotesi, anche perché ricordate una cosa, che eliminato l'impossibile, tutto ciò che resta, per quanto improbabile sia, deve essere la verità. Alla prossima.